Come abbiamo introdotto la velocità specifica, introduciamo allo stesso modo un nuovo parametro dimensionale che chiameremo diametro specifico. Con la velocità specifica siamo voluti costruire un parametro dimensionale dove comparissero solo le specifiche di progetto e quindi non ci fosse di mezzo la dimensione effettiva della macchina, la grandezza di. Con il diametro specifico invece l'obiettivo è togliere di mezzo, combinando coefficiente di carico e coefficiente di flusso, togliere di mezzo il regime di rotazione della macchina. Difatti, se combiniamo il diametro specifico, definiamo diametro specifico il rapporto tra coefficiente di carico elevato a un quarto e coefficiente di flusso elevato a un mezzo, quello che otteniamo è questo nuovo parametro dimensionale. Di con S pari a D per lavoro ideale specifico elevato a 0,25 fratto la radice quadrata della portata. Che, come si vedremo, si correla molto bene con quella che è la taglia della macchina ottimale per rispondere a una certa specifica di funzionamento. In particolare potremmo ripetere pari pari lo stesso discorso che abbiamo fatto prima, accorgendoci che così come l'omega S, anche il D con S ben si correla con la forma della macchina, però avrà per noi principalmente la proprietà che ci servirà questo parametro a scegliere la taglia, ossia quanto deve valere la dimensione caratteristica di una certa macchina che appartiene alla famiglia ottimale che risponde a determinate specifiche di progetto. Ora, tutto ciò grazie all'invenzione di un tale Cordier che ormai un secolo fa, sviluppando quella che è la teoria della similitudine, l'analisi dimensionale di cui abbiamo parlato fino adesso, disse: ok, questo approccio è valido, ha un unico difetto. Se io effettivamente lo voglio utilizzare, nel senso che abbiamo detto, dovrei avere le caratteristiche dimensionali di una qualsiasi forma di macchina, di turbomacchina, che io posso immaginare. Quindi che dovrei fare? Dovrei costruire una miriade, ad esempio, di pompe centrifughe, radiali, assoradiali fino ad arrivare alle eliche, tutte le forme possibili e immaginabili, metterle in prova, quindi rappresentare tutte le possibili forme e famiglie, quindi di macchine, farmi le mie belle caratteristiche, rappresentarle su un diagramma e poi questo effettivamente mi consentirebbe ogni volta che devo scegliere di individuare immediatamente la forma opportuna, cosa poi impossibile da mettere in pratica. Cordier rispose con un'intuizione geniale dicendo: ok, ma ormai nel secolo scorso, inizio Novecento, le turbomacchine erano utilizzate da un bel pezzo, ce n'erano tantissime realizzate ed in esercizio, alcune funzionavano meglio, alcune funzionavano peggio. Il Cordier si inventò un'analisi statistica che poi fu estesa da Bellesci, ad esempio. Praticamente si misero a vedere tutto il parco pompe che c'era in circolazione, dovunque riuscissero. Qualsiasi pompa posta in esercizio per cui riuscissero a ottenere dei dati, fecero un vero e proprio studio statistico, si misero a correlare velocità specifica di funzionamento, diametro specifico di funzionamento di una certa pompa, rendimento. Costruì Berger una serie di diagrammi collinari che riportavano appunto per ogni macchina a che velocità specifica stava funzionando, a che diametro specifico stava funzionando e riportando in questo diagramma il rendimento di funzionamento. Costruendo questi diagrammi collinari in cui andarono a vedere per velocità specifiche basse
praticamente le macchine che erano state poste in opera e che si fanno un esercizio, che avevano tutte invece un diametro specifico elevato, ed erano macchine di tipo radiale. All'aumentare della velocità specifica c'era la transizione verso le flusso misto, come abbiamo visto prima, caratterizzate da diametri specifici via via più bassi, fino ad arrivare alle macchine assiali, che erano quelle caratterizzate dalle più alte velocità specifiche, ma dai più bassi diametri specifici. Si accorsero, cosa più interessante, che questi diagrammi avevano appunto un andamento collinare, cioè esisteva una linea degli ottimi, detta diagramma di Fourier, che permette di correlare la velocità specifica ottimale di funzionamento per una certa turbomacchina al diametro specifico. In sostanza, quindi, un diagramma di Bézier è un diagramma che correla diametro specifico e velocità specifiche, permette di individuare i campi di applicazione ottimali per ogni tipologia di macchina e soprattutto, grazie al fatto che il diagramma è collinare, quindi esiste questa linea degli ottimi, permette di identificare in funzione di una certa velocità specifica qual è il diametro specifico di funzionamento che ci permette di avere il massimo rendimento. In altre parole, noi potremmo, avendo a disposizione un diagramma statistico di questo tipo, ovviamente è un diagramma statistico e quindi vale per quel che vale, però quindi non possiamo aspettarci valori assolutamente precisi, però possiamo aspettarci una buona corrispondenza su quello che è il campo di applicazione, proprio perché derivato dall'analisi del funzionamento di migliaia di pompe già poste in essere, noi con l'aiuto di un diagramma statistico di questo tipo potremmo specifiche di progetto Q punto omega y, ci ricaviamo la velocità specifica nominale della macchina che deve rispondere a quelle velocità specifiche, entriamo in un diagramma di questo genere, ci è venuto fuori 4. Siamo nel campo delle macchine assiali, perché la velocità specifica si correla alla forma della macchina e quindi nel momento che abbiamo individuato omega s abbiamo individuato anche la forma. Per omega s uguale 4 possiamo scegliere un diametro specifico che va grosso modo da 1,5 a 3,5 grosso modo. A ogni diametro specifico a cui corrisponderà per la definizione di con s un diametro differente della macchina, quindi macchine via via più grandi in realtà, abbiamo un rendimento diverso, perché queste isoline sono, ci danno il rendimento aggiunto della macchina, 0,6, 0,7, 0,8, fino a 0,9 queste isoline. Quindi, se non abbiamo vincoli nella scelta del diametro, questo diagramma ci dice che ci converrà realizzare una macchina che a omega s uguale 4 sia caratterizzata da un diametro specifico uguale 2, ossia un diametro pari a 2, il nostro ds standard, per la portata volumetrica elevata a 1/2 fatto a y elevato a 1/4. Questo diagramma ci permetterà di andare a scegliere la taglia della macchina che presumibilmente per questa applicazione ci permette di raggiungere il rendimento più alto. Non solo, ma siccome qui sono rappresentate le isoline dei rendimenti, ci permette anche di stimare a che rendimento possiamo tendere. Grosso modo, per questa applicazione potremmo tendere un rendimento interno della macchina, un rendimento aggiunto, facciamo conto che il rendimento meccanico sia prossimo a 1, di circa 0,85. Quindi, ripeto, specifiche di progetto, velocità specifica, forma della macchina. Dal diagramma di Fourier,
troviamo il P con S che ci ottimale per quella velocità specifica che abbiamo determinato, questo ci permetterà di fissare la taglia della macchina, quindi forma e taglia, e di presumere anche il rendimento che alla fine avremo. Come vi dicevo, come vi dissi forse nella prima lezione, l'analisi dimensionale per noi diventa uno strumento potentissimo, perché di questi diagrammi ci sono per le pompe, ci sono per le turbine, come vedremo anche per le macchine termiche, diagrammi simili, ci permette di fatto di rispondere agli studi di fattibilità. Se non dobbiamo arrivare a fare il progetto eseguito della macchina, magari vi viene chiesto di progettare un impianto idroelettrico, cioè di fare lo studio di fattibilità di un impianto idroelettrico, poi vi interesserà fondamentalmente, a parte le opere civili, vi interesserebbe sapere che turbina ci serve, a che velocità deve ruotare e quanto è grande questa turbina, perché queste tre cose determinano il costo. In più vi interessa sapere il rendimento che vi potete aspettare dall'impianto, che questo poi vi determinerà l'utile che avrete dall'impianto stesso. Difatti, con questa analisi, voi dalle specifiche troverete la macchina, Belger troverete il diametro specifico e quindi la taglia della macchina, e prevederete anche un rendimento. E con questo potete rispondere a una prima analisi fattibile. Se poi invece bisogna fare il progetto esecutivo, questo è solo un punto di partenza. Perché? Che sappiamo che è una turbina, in questo caso una pompa atelica, sappiamo quanto è grande il diametro medio della girante in questo caso, dovremo poi andare a progettare e definire tutto quanto il resto. Ci sarà tanto ancora da lavorare. Vi dicevo, quindi, esiste questa linea che è quella degli ottimi, la linea di connesso ottimizzato, che viene chiamata diagramma di Cordier. Molto spesso a volte non trovate tutto quanto il diagramma di Belger con le varie isoline, quindi che vi dà un'idea del rendimento a variare del D con S se uscite fuori da quello ottimale, ma potreste trovare direttamente la linea di Cordier, che è la linea degli ottimi. Esistono svariati tipi di diagrammi dimensionali, letteratura ne potete trovare tantissimi, noi stessi nel corso faremo utilizzeremo anche altre tipologie di diagrammi dimensionali. Vi cito ad esempio il diagramma di Lewis, sempre per le pompe, questa volta, sempre da analisi statistiche, vengono correlati in questo diagramma il coefficiente di carico ottimale con il coefficiente di flusso di lavoro. Seguendo un approccio diverso, se ad esempio imponiamo stavolta che la nostra pompa debba avere un certo coefficiente di flusso, potremmo utilizzare questo diagramma per ricavarci la tipologia di pompa e il coefficiente di carico. Giusto un esempio, ma in realtà ne esistono tantissimi. Ok, con questo consideriamo esaurita la parte di analisi dimensionale sulle macchine idrauliche.